Optimus is an Italian-American company with bases in Northern Italy and San Francisco, California, which specializes in what we like to define applied neuroscience for real-life situations. In real-life situations, you're able to collect neurological and biometric data and cross-correlate that data to other data sets from the environment and try to understand and figure out what's going to be a consumer reaction or a human being, more in general, reaction to a product or an experience. We chose Timus to partner with this project because they have the additional capabilities of testing with the EEG waves. For us in product development, it's important to see how people view the products, what the features are that they look for in a garment. The objective for this test was to compare Gore products against the new FutureLight products and in a blind consumer testing sort of way. So for us it was really interesting to see if the consumers would recognize the benefits of the FutureLight fabric. Human brain is a very complicated and sophisticated machine, and to extract data from the brain we need to use a sort of multi-layer, we use a multi-platform with devices, and while people are touching or looking at the garments we need to understand what processes are running inside their brain. I partecipanti indossano un elettroencefalogramma, di fronte ad uno schermo vengono monitorati quelli che sono i loro movimenti oculari attraverso un eye tracker mobile, attraverso il quale appunto riusciamo a identificare quelli che sono gli spostamenti del focus attentivo dei partecipanti sugli item che verranno presentati a schermo, in modo particolare dei claims e delle parole. Il test in questa sessione si articola in quattro diverse fasi. Chiediamo ai nostri partecipanti di toccare inizialmente la giacca ad occhi chiusi per percepirne la diversa tipologia di tessuto. In seguito il soggetto guarderà la giacca senza avere nessun contatto diretto con la giacca, quindi è solo una fase di osservazione. Nella terza fase del test chiediamo ai partecipanti di entrare in contatto con il prodotto e quindi possono aprire la giacca e scoprirne ogni dettaglio. La fase finale del test consiste nella prova effettiva del capo, in questo modo il soggetto può valutarne la vestibilità. Dopo la prova di ciascuna giacca chiediamo ai partecipanti di compilare un breve questionario per esprimere la loro valutazione rispetto a alcune caratteristiche tecniche per ciascun prodotto testato.